Mister Bragli, la quarta vittoria di fila e settimo posto in classifica che si è scalata praticamente alla grande. Siamo contenti, i ragazzi stanno facendo bene, abbiamo preso una certa strada, ci sta portando dei risultati e dobbiamo continuare a lavorare e stare zitti, come sempre. Qualcosa da rivedere, forse dietro c'è stata un po' qualche distrazione, forse un po' di troppo, loro magari non hanno questa grande pesantezza in avanti, però qualche distrazione c'è stata. Sì, ma io grossi tiri in porta di loro non ho visti, qualche mischia sì, però ci sono anche gli altri, bisogna neanche portare rispetto agli altri. Noi siamo contenti di quello che siamo riusciti a fare, sarà un'emergenza, mancavano 5 giocatori, al di là del fatto che nessuno dice mai niente perché non siamo abituati a piangersi addosso, però bisogna anche sapere le cose. Questo Cosenza dove arriva? Questo Cosenza deve lavorare e stare zitto, perché c'è stato già che abbiamo, che all'inizio abbiamo detto anche troppe cose. Questo è un Cosenza che prima di tutto deve pensare a stare tranquillo, fare risultati, parlare poco e vedere dove andiamo a finire. Arriva la Coppa Italia e poi si riparte col Matera. E ora intanto si va a casa, si fa qualche giorno di vacanza e poi inizieremo a pensare a quello che c'è da fare. Ormai in partenza? Lo chiede a Caccavallo. Com'è? Lo chiede a Caccavallo. Vabbè, voglio dire... No, io di queste cose qui l'ho già detto in tempi non sospetti, non mi inizio certo ora a parlare. Cosa manca ancora a questo Cosenza per essere competitivo? In questo momento non manca niente. Poi sarà problemi di chi deve decidere di fare determinate cose. Ma chiederà qualcosa sul mercato? Io non chiedo mai niente. Io sono abituato a parlare, a fare. Io sono contento per i ragazzi, so quello che hanno passato. Perciò noi dobbiamo solo continuare a lavorare per togliersi delle soddisfazioni. Tutto qui. Grazie. Cioè, ci mancherebbe.